Rocca, rete! Taranto in vantaggio! Ha segnato Viola, Alessio Viola, gran gol, terza rete stagionale per lui. Nonostante sia la terza rete realizzata in stagione, dobbiamo utilizzare un termine, benvenuto ad Alessio Viola. Infatti la rete realizzata in quel di Agrigento è la prima sua azione dopo altre due su calcio di rigore. Inutile nella prima circostanza, quando riuscì a trovare il gol del vantaggio a Caserta, poi persa per 2-1 la partita contro i Falchetti. Per rinsaldare invece il punteggio, il 2-0 contro la Fidelis Andria. Il primo gol su azione, come detto, in una posizione più confacente alle caratteristiche di Viola, ossia una delle tre punte, o meglio, una delle due punte mobili a supporto di Magnaghi. Buono il lavoro svolto da lui e da Bollino, sia in fase propositiva, in quanto riuscivano ad allargare il gioco, a inserirsi tra gli spazi e trovare magari la possibilità di colpire a rete, vedi come è accaduto nel vantaggio su assist di De Giorgi. Bravi al tempo stesso anche a ritornare sulla zona di centrocampo e rimpolpare la mediana. Bravi anche a ripartire nel momento in cui Taranto riusciva a distendersi. Serviva però soprattutto dal punto di vista della fiducia ritrovare il Viola dei tempi migliori. Rivederlo muoversi con la voglia di far bene è un segnale di come il Taranto voglia tornare a conquistare quei tre punti sfiorati soltanto ad Agrigento e che contro il Messina possono essere agguantati, perché con un Viola così le difese avversarie non possono che arrabbiarsi, o meglio essere Viola tirati. La logica non è sincera, chissà.